Dal 1914 al 1918 l'Europa è travolta dalla Prima Guerra Mondiale. Il conflitto si allarga fino a coinvolgere 21 nazioni. L'Italia interviene nel maggio del 1915 a fianco di Francia, Inghilterra e Russia contro Austria e Germania. Alla fine delle ostilità si contano 9 milioni di morti e 20 milioni di feriti. Sono i numeri di una guerra così grande che non poteva essere immaginata prima che accadesse. È un enorme laboratorio di produzione della morte di massa. Di fronte alla strage inarrestabile e alla potenza micidiale delle armi, gli uomini si affidano alla scrittura per ritrovare se stessi. I soldati tentano di mettere ordine nel caos della guerra, scrivendo milioni di lettere e pagine di diari. Sono scritture che nascono all'interno della guerra. Che cosa raccontano? Che la guerra è melma e sangue, che la guerra è violenza, che la guerra è follia. La psiche dei combattenti di tutti gli eserciti è messa a dura prova da una macchina bellica schiacciante a cui nessuno può sfuggire. La follia è una reazione al senso di oppressione che il soldato vive in trincea. Molti soldati impazziscono, colpiti da una malattia nuova, lo shock da combattimento. Sono uomini che la storia ha dimenticato, chiuso nei manicomi e sottratto alla vista del prossimo. Uomini che hanno lasciato traccia di sé nelle cartelle cliniche sepolte negli archivi degli ospedali e nei rari filmati scientifici realizzati dai medici del tempo. Sono gli uomini che la tradizione popolare ha chiamato gli scemi di guerra. A Segno, mio paese nativo, viveva in pace ed armonia. Circondato da un'affettuosa moglie, da 4 figli e 2 figlie. Ad un tratto scoppia la guerra. In Italia il suo simbolo è il manifesto che Achille Mauzan disegna nel 1917 per pubblicizzare il prestito di guerra. Il Fante ricalca un'immagine propagandistica già usata in altri paesi. Lord Kitchener in Inghilterra, lo zio Sam in America, il soldato con l'elmo in Germania. Nel periodo della Prima Guerra Mondiale noi abbiamo una commistione tra i linguaggi della pubblicità e i linguaggi della politica e della propaganda. In effetti è la prima volta che su larga scala avviene questa mescolanza. La guerra implica una mobilitazione di massa, così come la società sta entrando in una dimensione di massa per quanto riguarda i prodotti e il mercato. Il Fante di Mauzan è riprodotto ovunque. È un martellamento psicologico messo in atto dallo Stato che esige il contributo di tutti. Dei soldati al fronte e dei civili a casa che devono lavorare per sostenere lo sforzo bellico. Con quel dito il soldato di Mauzan dice: io mi rivolgo proprio a te, nella massa anonima dei passanti di una strada o di una piazza, e tu non puoi sottrarti a questo dovere. Nessuno può sottrarsi a questa mobilitazione. Mm-hmm.
Cambiano le bandiere e cambiano le divise, ma alla fine di ogni sfilata c'è un treno pronto a partire. La maggior parte dei richiamati condivide poco o dimentica presto l'entusiasmo iniziale. Tutti descrivono il momento della partenza come un momento straordinariamente doloroso, forse ancora più doloroso di quello che poi proveranno sul campo di battaglia. È così doloroso anche perché non sanno dove vanno, non sanno che cosa li aspetterà. Addio Torino. Chissà se ci rivedremo ancora. Sembravano tutti cani bastonati e pensavamo chissà dove si andrà a finire. E intanto quel treno andava a gran velocità e alle piccole stazioni passava come un fulmine. E poi a Udine si è arrivati nella notte. E lì, prima che scendessimo dal treno, già si sentiva il rombo dei cannoni al fronte e cominciava a venirci la tremarella. Ed appena si è fatto giorno si hanno fatto scendere giù dal treno e poi indrappelati per quattro con zaino in spalla e avanti marche sotto una pioggia fitta fitta. Si è marciato più di 3 ore di strada. La vita appena lasciata diventa subito un ricordo lontano. Dobbiamo pensare a milioni di contadini che sono vissuti sempre nel contesto della loro comunità rurale, con ritmi di vita dettati dalla natura o dalla tradizione, i quali vanno in trincea e sono improvvisamente presi all'interno di un meccanismo che non conoscono, in un mondo dominato da tecnologie e da procedure artificiali. In collaborazione con gli alti comandi dell'esercito, gli psicologi e gli psichiatri militari studiano i comportamenti degli uomini in guerra. Vincenzo Bianchi, responsabile psichiatrico della Seconda Armata Italiana, descrive così l'impatto con il fronte. È un moto vertiginoso di automobili, di autocarri, di ufficiali che vanno e che vengono. In questo ambiente poco alla volta si affievoliscono i legami che tenevano il soldato legato alla sua famiglia, ai suoi interessi. Egli resta come intontito intanto muoversi di cose nuove e terrificanti. Padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica di Milano, viene nominato consulente di psicologia delle masse presso il Ministero della Guerra. Nei suoi scritti sostiene che la guerra moderna non ha bisogno di eroi, ma di automi, soldati passivi e facilmente manipolabili. Dice Gemelli: il compito della disciplina è di accelerare il processo di impoverimento della vita mentale del soldato, fino a condurlo a uno stato di torpore e di indifferenza. Ai soldati, infatti, cosa si chiede durante la guerra? Prima di tutto, di essere indifferenti alla morte, di essere crudeli, di saper uccidere, di accettare di morire, di dimenticare il proprio passato, di mettere da parte i propri sentimenti per la famiglia, di distaccarsi da tutto il proprio mondo di affetti. Prima o dopo i soldati colgono quelle che sono le caratteristiche di questa guerra moderna e di massa, e cioè soprattutto quella che ormai l'individuo non conta nulla. La guerra moderna ha questo di spaventosamente triste. L'individualità sparisce. Si diventa gocce di una fiumana che lentamente, con moto fatale, si spinge in avanti, s'arresta, retrocede. Le gocce non contano nulla. Se una si ferma, si perde. Nessuno ci bada. Se quella goccia grida prima di spegnersi, il suo grido è sopraffatto dal cigolio enorme del fiume. Il soldato si sente minacciato appunto da questa uniformità dell'esercito, teme di perdersi nella massa e quindi reagisce, ed è l'unica reazione che può avere in quel momento, attraverso la scrittura.
È insomma in qualche modo un opporsi alla massificazione, al diventare tutti uguali, tutti precisi, tutti con l'uniforme. Tutti sentono il bisogno di scrivere. Nonostante il 46% della popolazione sia ancora analfabeta, in Italia durante la guerra si scambiano 4 miliardi di lettere. È un fiume di carta che unisce il fronte al paese. E avanti, avanti ancora come macchine mute, rassegnate, rese stupide dal dolore, dal sonno, dal freddo, dall'acqua che ci macera viventi. Partiti, convinti di ottenere una rapida vittoria, gli eserciti si trovano presto impantanati in una logorante guerra di posizione. Per 4 anni l'Europa è percorsa da una trincea ininterrotta che va dal Mare del Nord al Friuli. Il fronte italiano si sviluppa per oltre 600 chilometri, dallo Stelvio all'Adriatico. In questi fossati scavati nella roccia, milioni di uomini vivono e combattono per tutta la durata del conflitto. Il primo impatto con la trincea è il rumore assordante dell'artiglieria. Il 19 ottobre fu la prima giornata da memorare. Mentre leggevo una lettera di Maria, sento nell'aria come un forte vento, un rumore acuto, poi scompariva. Al secondo arrivo, non sapendo che fosse, mi alzo e corro a chiedere a uno della territoriale che cosa fosse. Lui mi risponde: sono palle del 305. Pareva un treno, un precipitare di una pacca di cielo. Mi aveva formato quella agitazione che tutta la notte non potei dormire. In prima linea si combatte con le armi individuali e le mitragliatrici. Nelle retrovie sono posizionati i grossi e medi calibri che sparano da una distanza anche di 20 chilometri. Ogni assalto è preceduto da un bombardamento che può durare giorni interi. Il nemico è lontano e invisibile, ma i suoi colpi sono mortali. Ai soldati non resta che rintanarsi nelle trincee e nelle caverne. Sporgo metà del busto fuori dalla trincea. Sento la bombarda avvicinarsi. Mi abbasso e rimango lì, tutto rannicchiato, aspettando lo scoppio che avviene proprio a una decina di metri da me. Dopo 5 minuti un'altra si sente venire. Come prima mi abbasso e aspetto. Tutto a un tratto vedo un grande chiarore, seguito da un terribile fracasso. Sento gridare forte: aiuto, aiuto. Poi un lampo nella testa.